Ottaviano, l'Istituto Alberghiero è rappresentato dal preside professor Vincenzo Falco. Sto qua da Ottaviano dal primo di settembre, quindi sono 6-7 mesi, e partecipiamo a questa iniziativa in quanto la scuola è sempre aperta a qualsiasi iniziativa sul territorio e in sinergia con le aziende, con gli enti, le associazioni, cerchiamo di garantire ai ragazzi il successo formativo. Questo istituto in che cosa si caratterizza rispetto agli altri istituti? La sua peculiarità? Questo è un istituto alberghiero, ha una sua storia, quindi è uno dei primi della Campania. La sua peculiarità perché guarda il territorio, guarda i prodotti che sono presenti sul proprio territorio, vengono rielaborati con piatti speciali e quindi con prodotti speciali. Questo è il nostro, diciamo, il nostro motto, è quello di la cosiddetta filiera corta, dove vediamo sul territorio che cosa si produce e questo prodotto che si produce sul territorio come può essere elaborato per poi diventare presentabile, un ottimo piatto e gustabile per chi poi partecipa. In che percentuale questi ragazzi vengono poi inseriti nel mondo del lavoro? La percentuale è alta, già partiamo con l'alternanza scuola-lavoro, già sia dal terzo che operano sul territorio, quelli di quarta fanno il cosiddetto tirocinio estivo formativo, 3 mesi che percepiscono anche la borsa lavoro e poi ci sono i ragazzi di quinta che completano il loro percorso, ma alla fine loro riescono a trovare, lavoro presso strutture di alto livello, sia alberghiere, sia ristorative e sia per quanto riguarda la produzione, elaborazione e presentazione dei prodotti nelle grosse catene di distribuzione. C'è qualche nome di riferimento per l'istituto che è diventato un grande chef? Questo lo possiamo chiedere ai docenti perché io sono nuovo in questo istituto, quindi... Uno dei relatori del convegno adesso è Pietro Parisi, lo chef contadino che è uno dei ragazzi che è uscito dall'Istituto Alberghiero di Ottaviano, ma attualmente abbiamo anche 3 chef stellati, Luigi Serapuri di Piazzetta Menù, abbiamo anche Roberto Allocca del Relè Blu di Massa Lubrense e anche Michele De Leo del Rossellinis che sono usciti praticamente dall'Istituto Alberghiero di Ottaviano. Oggi si parla di eccellenze, ma le eccellenze sono dei prodotti. Chi ha la magia, chi ha la capacità di trasformazione è lo chef. Sì, noi ci metteremo tutto il nostro amore per questa professione, per elaborare delle pietanze che ci hanno dato i nostri sponsor, i nostri partner che abbiamo visto qua nell'atrio del castello e rielaborando in chiave moderna presenteremo alcune pietanze in modo che coloro che verranno qui assaggeranno questi prodotti. So che parlate di un istituto, ne parliamo un attimo con un responsabile dell'istituto, professore? Allora, io sono un docente lo stesso dell'istituto alberghiero di Ottaviano, anche se in questa fase sono qui come responsabile dell'area nolana vesuviana della Federazione Italiana Cuochi. Sono un docente dell'istituto alberghiero di Ottaviano e noi qua partecipiamo con i nostri ragazzi a dare una mano in ambito di alternanza scuola-lavoro per questa manifestazione, perché la scuola, essendo una scuola alberghiera, dobbiamo essere presenti sul territorio e cercare di far conoscere anche le professionalità di questi ragazzi e dei docenti che li formano. Professore, lei di che si interessa in questi studi? Allora, enogastronomia, servizi e vendita, è una materia comunque molto importante per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda gli alberghi, i ristoranti, i bar, eccetera, eccetera. Quindi, sì, oggi le cantine sono diventate un patrimonio. Sì, specialmente qui a Ottaviano e nei paesi vesuviani abbiamo la strada del vino, di Lacrima Christi. In questa location abbiamo fatto diverse manifestazioni, difatti tutti gli anni a settembre si fa la strada del vino del Lacrima Christi, dove si espongono tutti i nostri prodotti di eccellenza. Noi siamo su un territorio che il terreno è vulcanico, molto sapido, quindi i vini sono di eccellenza. Bene, vedo una signora. Insegnante del Alberghiero Luigi de' Medici di Ottaviano e io mi occupo dell'arte antica dell'accoglienza. Come ben sapete, accogliere l'utenza è la prima cosa, mettere il cliente a proprio agio è quello che poi predispone per tutto il resto, sia assaggiare un buon vino che degustare gli ottimi piatti che vengono fatti con i nostri prodotti del territorio del Parco Ente Vesuvio, che oggi è qui. Mi chiamo Ilaria. Che hanno frequenti?
E che corso? Faccio il corso di accoglienza turistica e vado al secondo anno dell'alberghiero ad Ottaviano. Anna. Come ti chiami? Anna. Che cosa fai? Faccio il corso di accoglienza turistica. Mi chiamo Celeste e faccio anche io il corso di accoglienza turistica. Mi chiamo Antonio e faccio anche io il corso di accoglienza turistica. Perfetto. Sei bellissima, quindi ridi e non ti preoccupare. Loro adesso stanno in veste di accoglienza turistica, però si stanno occupando anche del servizio di sala, perché i primi 2 anni dell'istruzione alberghiera è previsto che le ragazze facciano tutti e 3 i corsi di studio. E poi ci sta il team Vesuvio, il rappresentante del team Vesuvio, che oggi materialmente prepareranno il buffet per le persone che interverranno in questa occasione. Team Vesuvio, che è rappresentato? Sì, io sono Sabatino Annunziata, sono un componente del team Vesuvio, è una squadra che è nata adesso, in quest'anno, e fa parte dell'associazione Cuochi Torre del Greco Area Vesuviana e Nolana, e questa squadra parteciperà ai campionati nazionali ed internazionali di cucina. Io concluderei da questo meraviglioso castello. Abbiamo avuto il piacere di conoscere i prodotti, chi ce li serve, come ce li servite, e infine abbiamo anche un team. Ragazzi, venite a mangiare qua, la zona è ottima, grazie. Aspettiamo numerosi. Caffè Vivas fa parte delle eccellenze che oggi si espongono qui al Castello Mediceo di Ottaviano. Allora, ci presenta questo caffè? È un'azienda, la nostra ultra trentennale, è nata nei paesini vesuviani, infatti Scafati, Poggio Marino, queste robe qua, queste aziende qua. Curiamo tantissimo il settore bar, l'abbiamo sempre curato, e a scindere adesso con tutto il monoporzionato per quanto riguarda l'espresso in cialda, in capsula e dir si voglia. Ci siamo lanciati oramai da tantissimo tempo pori con le creme fredde, è nata la Choco Vivas, abbiamo il nostro bel da fare. Questo caffè di cosa si caratterizza? Il tipo di caffè che loro adoperano? Utilizziamo tantissime. Allora, la nostra azienda, che abbiamo 13 mono origini sempre presenti in azienda, di cui 8 sono tutte arabiche. Stiamo tra una quindicina di giorni per far uscire una nuova miscela totalmente arabica etiopica, quindi ancora di più stiamo ancora in movimento. Allora, tra gli stand Olearia Duraccio, ovicoltore in Buccino, parliamo del Salernitano, parliamo di qualcosa di eccellente. Ce lo presenta la signora? Melania Gentile, sono la moglie del titolare, Angelo Duraccio, del produttore. Abbiamo questo terreno appunto a Buccino, sulle colline salernitane, in provincia di Salerno. Sono circa 16 ettari di piantagione, ad oggi conteggiamo circa 7.000 piante di olivo, misto tra rotondella e frantoiani, e in effetti facciamo questa produzione di olio biologico e non. Abbiamo anche una linea convenzionale di olio extravergine di oliva, tutto prodotto da noi, e abbiamo anche un frantoio. Insomma, vantiamo una bella produzione oggi. Quest'olio è, possiamo dirlo, biologico, parliamo di un'eccellenza. Io insisto sul prezzo, perché nei supermercati quello è detersivo tipo olio. Eh sì, questa è una domanda che ci viene fatta di frequente. In realtà a volte io dico che se volessimo mettere sulla bilancia il prodotto che offriamo e il prezzo al quale lo vendiamo, effettivamente, perché i costi sono molto elevati, c'è tanta fatica, tanto lavoro, noi lo facciamo a livello familiare, c'è mio marito che certo, e c'è la mano d'opera, è normale, perché tutto da soli non si potrebbe, ma è lui in prima persona che lavora in frantoio,
va in campagna perché è una passione che sta coltivando e che sta diventando oramai la sua prima attività, l'attività predominante. Sicuramente il prezzo fa la differenza, perché non si può svalutare un prodotto che comunque, ripeto, ha i suoi costi, però diciamo che noi rispetto forse ad altre aziende ci siamo mantenuti comunque su un costo contenuto, perché siamo partiti comunque con una vendita porta a porta, e ovviamente per necessità abbiamo dovuto comunque alzare un po' il costo del prodotto, che oggi si aggira intorno ai 10 euro a bottiglia, quella di biologico, parliamo del biologico, mentre l'extravergine intorno ai 7 euro, 7,50 euro al litro, e comunque siamo a un prezzo veramente molto ridotto, ma la nostra passione supera ogni necessità, veramente. Allora, il prezzo è ottimo, è proporzionato a quello che offre il mercato, sicuramente bisogna correre tutti quanti a Buccino. Grazie, gentilissimo. Allora, siamo vicino allo stand della Masseria Clementina, Parco Nazionale Vesuvio, Piennolo, tradizione ma anche innovazione, con un prodotto che generalmente noi collocavamo in Abruzzo, invece si va qua al Vesuvio, e secondo me è di qualità eccellente. Ce lo presenta la signora Clementina Iervolino, di Masseria Clementina. Sì, allora, abbiamo inteso con questo progetto di creazione dell'azienda Masseria Clementina, che peraltro è l'azienda di mio figlio, ma io sono qui appunto che la rappresento, abbiamo inteso riprendere le antiche tradizioni contadine del luogo e creare innovazione, proprio nella com'è nell'indole dei giovani, diciamo. E quindi l'innovazione riguarda proprio lo zafferano vesuviano. Per tradizione lo zafferano si coltiva in Sardegna e si coltiva in Abruzzo. Noi abbiamo voluto tentare questo esperimento confrontandoci con l'Università di Agraria di Portici, e l'esperimento è stato un esperimento riuscito, speravamo, sognavamo, e abbiamo raccolto un prodotto di eccellente qualità. Tanto che appunto, mandandola ad analizzare alla Facoltà di Agraria di Milano, abbiamo ricevuto appunto l'eccellenza, che in categoria alimentare è prima categoria superiore. Il tutto credo che sia la natura a fare qualcosa di meraviglioso, i nostri terreni vulcanici e la passione che si vede dall'impegno che ci mettete. Noi abbiamo passione, determinazione, cura e amore per la natura, per lo stile di vita, per uno stile di vita sano ed equilibrato, per cui l'azienda Masseria Clementina sin dal primo momento di iscrizione ha cominciato a coltivare rispettando i principi dell'agricoltura biologica, per cui i nostri prodotti, sui nostri prodotti si effettuano esclusivamente trattamenti consentiti in biologico. Ci teniamo al nostro benessere e al benessere del consumatore finale, cioè noi badiamo alla qualità. Allora, so che l'azienda va al Cibus di Parma, sì. Come sempre noi meridionali siamo sempre in prima linea. Sì, assolutamente, bisogna farsi conoscere, bisogna sempre crescere, bisogna migliorare, bisogna credere in quello che si fa e portare nel mondo il proprio messaggio, il messaggio aziendale. E niente, quindi speriamo che Cibus ci dia nuove opportunità. La genuina la presenta la signora? Io sono la signora Di Benedetto, sono una delle due soci in assoluto che ha creato questo lavoro ben 25 anni fa, e come potete ammirare dalle foto qui esposte, noi produciamo delle piccole eccellenze, tutti i prodotti che trasformiamo noi. Uno dei nostri prodotti top è il salmone marinato, perché questo lo trasformiamo, penso di esserne uno dei pochi che lo facciamo dal fresco. Ora abbiamo anche integrato delle verdure grigliate, per tutta l'estate inoltrata le faremo, solo di stagione lavoriamo. Solo di stagione, sì. Quindi prodotti freschi, eccellenze del territorio. Eccellenze del territorio, sicuramente, come quei bei pomodori San Marzano, che noi li facciamo anche ripieni, facciamo degli spiedini molto buoni. È una dei nostri punti di forza, è che lavoriamo materie prime di stagione esclusivamente, anche del pesce
che noi nasciamo proprio all'inizio pesce marinato, le alici marinate, ed esclusivamente sono del territorio. Quando c'è tutto. Pesce, c'è sì. Tutto. Ora, voi siete a Poggio Marino, questi prodotti dove possono essere acquistati? Possono essere acquistati prevalentemente nella zona di Salerno. Abbiamo un grosso fornitore, diciamo, che il produttore è Motta, Caffè Motta, è Moderna, la Moderna, scusami. E noi li diamo lì perché non riusciamo a evadere tutti i piccoli clienti, perché poi la distribuzione che diventa un poco complessa, oppure acquistarli direttamente da noi. Molti ristoratori che gradiscono le nostre eccellenze sia come pesce che come verdure, soprattutto quelle grigliate, ce le chiedono direttamente. Quelli abbastanza nel raggio verso i 40 km possiamo tuttavia comunque consegnarli direttamente. Zuccheri aromatizzati, il mondo cambia e anche il mondo dello zucchero cambia. Ne parliamo col titolare dell'azienda. Della Davino Zucchero di Poggio Marino, in provincia di Napoli. Giustamente, come lei ha detto, il mondo cambia, quindi noi ci dobbiamo attrezzare sperando di essere allineati a questo cambiamento, perché dell'evoluzione dei prodotti alimentari. Quindi noi stiamo già lavorando da qualche tempo per questa nuova linea di zucchero particolare, che è uno zucchero di aromi, zucchero di aromi naturali 100%, quindi nessun aroma chimico e nessun aroma che non corrisponde alle caratteristiche di aroma naturale 100%. È una nicchia giustamente di fascia medio-medio-alta che noi cerchiamo di collocare nei posti dove si vendono appunto questi nuovi prodotti. Allora, questo prodotto si usa generalmente dove? Può essere usato dappertutto, dal caffè alla preparazione di dolci, alla preparazione di torti e tutto, perché zucchero, come dicevamo prima giustamente, è solo zucchero naturale, quindi può essere usato dappertutto. Abbiamo un'azienda che produce vino, ma lo produce, credo, alle falde del Vesuvio, perché il fuoco non ci lava, ci eleva, fertili da 2000 anni, è una dichiarazione di amore incondizionato. Certo, è una dichiarazione di amore incondizionato. Sono Luigi Romano, amministratore dell'azienda Fioravante Romano, un'azienda nata alla fine dell'Ottocento, qui ad Ottaviano. Siamo alla terza generazione e cerchiamo di produrre qualità e cerchiamo di produrre tutti i prodotti che ci offre il Vesuvio. Per quanto riguarda il fuoco non ci leva, ci lava, è stato un concorso che noi abbiamo fatto a livello italiano con i nostri grafici. Abbiamo vinto proprio con quella scritta la medaglia d'argento a livello italiano su 118 aziende in finale. È una cosa che a noi ci rende orgogliosi, perché noi siamo orgogliosi della nostra terra. Allora, i prodotti quali sono? Sì. Allora, noi produciamo, come le ho detto, tutti i prodotti del Vesuvio. Lacrima Christi, che è una bottiglia rossa, sia rosso che bianco, è intitolata al mio papà, Don Fiore. Poi facciamo il Piedi Rosso, facciamo il Vesuvio bianco e rosso, la coda di volpe e poi diverse riserve. L'ultimo prodotto che noi andremo ad imbottigliare a giugno sarà un Piedi Rosso rosato. Un rosato fatto all'italiana, non come dice la comunità europea, bianco e rosso. No, un rosato fatto all'italiana, un rosato come si deve fare. Okay? Saranno poche bottiglie, 1500 bottiglie, solo per dare un altro po' di lustro alla nostra azienda. Allora, Amarischia è un marchio, una tradizione. Ne parliamo col signor Silvio Cola, titolare della società Amarischia, che ha sede a Ischia, sede legale a Ischia, ma che produce oggi in provincia di Napoli. Abbiamo lo stabilimento a Pascarola, a Caivano, però originari di Ottaviano conserviamo un legame con il territorio anche ottavianese. Allora, lei dall'amaro poi si è trasferito nella confetteria, in varie attività, il tutto per consentire un'offerta più ampia e variegata.
L'azienda nasce come azienda di liquori da generazione, in realtà l'azienda nasce nel 1920, negli anni 70 si diversifica nel settore confetti, abbiamo un reparto di produzione confetti che non tutti sanno è una tipica produzione vesuviana. Di recente, diciamo negli anni, all'inizio anni 2000, abbiamo allargato ancora con una nuova azienda alla produzione di chewing gum e caramelle. Quindi oggi la nostra produzione è piuttosto, come dire, eterogenea, ma quella licoristica rimane il core business dell'azienda. Scusi, il confetti, accostiamoci un attimo al reparto confetti, chiedo scusa all'operatore Peppe Valente che è sempre insieme alla sua regia. Allora, qual è il marchio che vi presentate per i confetti? Il marchio è la Confetteria del Cuore, che è il marchio che contraddistingue tutta la linea di confetti, che oggi è una linea che va, copre oltre 100 specialità diverse. Cioè, scegliere un confetto per una sposa diventa un dramma. Una volta il confetto era il semplice confetto alla mandorla, quindi era semplice, la scelta era semplicissima. Invece da qualche anno a questa parte, fortuna per i produttori di confetti, la gamma si è allargata, il confetto si è associato sempre di più al cioccolato, è diventato uno snack da consumare in ogni occasione, quindi non soltanto in occasioni, che ne so, negli eventi o nei matrimoni. È il nostro invito, nostro dei confettieri in generale, quello di gustarlo appunto come un cioccolatino. So che ce n'è uno particolare addirittura alla rucola. Sì, qui uniamo quello che è un nostro nostra specialità nei liquori, che è un liquore alla rucola, che è tipica produzione anche ischitana. Il liquore alla rucola l'abbiamo in qualche modo declinato in una versione confetto, per cui è un confetto con il ripieno di liquore alla rucola. Una novità. Possiamo dire che Amarischia è l'unico amaro a livello nazionale riconosciuto in Regione Campania. Diciamo che Amarischia è diciamo che il mondo degli amari è un mondo fatto, come quello del caffè, è un mondo fatto di relazioni, forte relazione col territorio. Abbiamo in Sicilia l'amaro Averna, in Calabria l'amaro del Capo, in Basilicata l'amaro Lucano. In Campania non c'è un amaro, c'è stato negli anni 80, negli anni 90, l'amarischia è stata fortemente riconosciuta come amaro campano. Per una ventina d'anni ci siamo un attimino dedicati ad altro, adesso ci siamo innamorati di questa mano. Innamorati della Marischia e vogliamo ritornare ad investire in Campania sperando che i consumatori riconoscano questo nostro valore del territorio. Tra le aziende che espongono c'è l'azienda Giordano che produce Mamma Angelica, pasta artigianale. Allora, questa pasta che cosa ha di particolare? Questa pasta che viene fabbricata nel pastificio Giordano a San Giuseppe Vesuviano mantiene le caratteristiche di produzione degli antichi pastai, proprio per mantenere vitamine, sali minerali, proteine e soprattutto il colore e il gusto delle semole particolari di alta qualità che usiamo. E viene prodotta a bassissima temperatura come facevano 100 anni fa, che la seccavano all'aria aperta. Così noi manteniamo queste antiche tradizioni per garantire un prodotto di qualità e soprattutto molto saporito. Generalmente la pasta si cuoce abbastanza rapidamente, ma le paste buone hanno bisogno di qualche minuto in più di cottura? Sì, qualche minuto in più e poi soprattutto in base ai gusti, qualche minuto in più ci vuole per tutte le nostre semole particolari, per esempio ci sta la pasta di farro 100% integrale, la pasta di Kamut, la pasta integrale e quella colorata, qualche minuto in più e anche in base però ai palati per soddisfare tutti i gusti. Per noi il nostro punto di forza è il lievito Giordano dal 1925, antichissima ricetta proprio dal nonno Giordano, proprio per chi non vuole rischiare insuccessi in cucina, sia per dolci che per pizze.
Dove si trova? Noi troviamo, si trova nei vari supermercati qui della zona e anche un po' più fuori, zone turistiche, e poi per chi vuole, per i più curiosi, possiamo ospitarvi per assistere alla fabbricazione di pasta e lievito all'interno del nostro laboratorio. Tra le aziende presenti c'è un'associata alla Coldiretti, parliamo dell'azienda Corrado Francesco, che ha sede a Poggio Marino. Noi come sede sede legale la teniamo a Poggio Marino, però i nostri terreni sono comunque distesi tra Sarno, Mercato San Severino e Giffoni Valle Piana, quindi gran parte dei nostri appezzamenti sono sul Salernitano. Siamo un'azienda associata a Coldiretti da ben 10 anni, siamo iscritti al circuito Campagna Amica con la vendita diretta aziendale sia nei mercati di Campagna Amica. Io nonché sono anche delegata provinciale dei giovani di Coldiretti Campagna Amica. Il suo nome? Ida Corrado. Allora, Ida, i suoi prodotti quali sono? Allora, noi in realtà ci occupiamo sia di prodotti freschi che di prodotti trasformati, che parliamo sia di conserve di pomodoro, facciamo confetture di frutta, albicocche, ciliegie, prugne, e poi facciamo dei sottoli. Nella nostra azienda potete trovare anche il prodotto fresco, ovviamente solo prodotto di stagione. Cosa vuol dire essere associati a Coldiretti e che vuol dire fare forza tra i produttori? Crederci nel proprio lavoro e portare comunque sul territorio il giusto cibo e non il falso made in Italy. Donna Grazia è il nome che caratterizza l'azienda, ma credo anche i prodotti. Siamo nel Vesuviano, vedo dei vini. Sono io la Donna Grazia. Io sono un medico, come il Francesco Saviano, che è il marchio della nostra azienda, che era un medico, il nonno dei miei figli, nato nel 1849, giusto 100 anni prima di mio marito Francesco Saviano, che mi ha ispirato molto nell'iniziare questa nuova azienda nel 2006. Noi viviamo nella casa paterna, nella casa dove è nato il Lacrima Christi e dove mio suocero, che è stato l'artefice della DOC per il Lacrima Christi, mi ha ispirato e mi ha dato questa cultura e questa passione. Nonostante il mio lavoro è un altro, io sono un medico, sono un dirigente della sanità pubblica, ma questo per me è una cosa importantissima. Il mio lavoro è molto intenso, ma questo ancora di più. Noi produciamo il Lacrima Christi del Vesuvio, bianco, rosso e rosato, alle falde del Vesuvio. L'azienda produttrice proprio si trova ad Ercolano, mentre nella casa storica, che si trova ad Ottaviano e sta lì dal 1620, abbiamo il libro di famiglia che si tramanda da padre in figlio, abbiamo la produzione delle nostre confetture. Confetture che vengono realizzate solo con i prodotti raccolti sul Vesuvio, le castagne del Vesuvio, le more del Vesuvio, la pellecchiella del Monte Somma, abbiamo l'uva falanghina, il piedirosso, sono solo prodotti veramente originari della zona, che trasformiamo come a livello casalingo, con una temperatura controllata, il momento insomma giusto per metterli poi nel vasetto, e dopodiché realizzati in maniera molto semplice, che è caratterizzato poi dal nostro marchio. Dove li possiamo trovare questi prodotti? Sicuramente nella nostra azienda ad Ottaviano, via Piazza numero 2, dove abbiamo il laboratorio e la produzione, abbiamo anche lo showroom per i vini. Invece a Paternopoli, dopo una ricerca particolare, produciamo la Taurasi, il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino. Un momento particolare lo vorrei dedicare al Don Ferdinando, dedicato a mio suocero. Questo vino è nato per una scommessa mia e di mio marito.
In effetti, dopo una certa ricerca, ho stimolato a fare una vendemmia tardiva di aglianico, soprattutto ai piedi rosso sul Vesuvio, una vendemmia che si realizza tra fine ottobre e inizio novembre, e poi in cantina viene trattato come il Taurasi. Attualmente stiamo commercializzando il 2012 ed è venuto fuori un prodotto bellissimo, anche se abbiamo poche bottiglie ogni anno proprio per la scarsità del prodotto primario. E questo insomma ci ha onorato molto di un prodotto vesuviano tipico. Possiamo concludere che la tradizione di famiglia non è andata perduta? Infatti, infatti la tradizione di famiglia viene continuata per esempio dalla produzione di un prodotto antichissimo, il vincotto, che sarebbe il famoso vino Guottacaneve, che è questo prodotto qua, che è un lavoro di 60-72 ore di cottura. Non c'è nessun addensante, nessun conservante, si tratta di prodotti naturalissimi. Che si usa col formaggio, esatto. Che si usa nelle scarole, sulla carne.